È la prima scelta importante che i ragazzi devono affrontare, un primo passo di maturità. Ho suggerito loro di guardare anzitutto alle proprie vocazioni, alle proprie inclinazioni, perché nel tempo questo paga, soprattutto in un mondo così in continua evoluzione, dove metà delle professioni che ci saranno quando loro finiranno gli studi ancora non sono pensate. È inimmaginabile fare una scelta basata esclusivamente su delle proiezioni di dati, di fabbisogni occupazionali. Il lavoro sempre più sarà da inventare e per inventarlo occorre passione, occorre una preparazione che è sostenuta da una passione. Quindi senza mettere da parte il cervello naturalmente, ma bisogna davvero mettere a fuoco quelle che sono le proprie attitudini. Preside, la città ha presentato questo nuovo corso di formazione professionale, la regione, la provincia, l'università. Diciamo che non è solo l'istituto alle 8. Dossi, ma c'è una presentazione corale. Perché? Perché ci hanno spiegato molto efficacemente gli ospiti che sono venuti. Questa è una necessità per tutto il paese, è una risorsa in particolare per questo territorio che sull'acqua vive. Noi non siamo quelli che l'hanno pensato e realizzato, siamo quelli che lo dovranno mettere in pratica, lo dovranno far funzionare, ma facciamo parte invece di un intervento più corale che è quello di chi pensa a riprogettare lo sviluppo del territorio in generale a livello nazionale, ma soprattutto di questo territorio che sull'acqua deve vivere e quindi deve saperla controllare, ma può anche vivere, quindi deve saperla sfruttare e rilanciare.